È stato inaugurato a Crispiano il nuovo centro di riuso e riciclo, una coincidenza che arriva in apertura delle iniziative previste nell'ambito del cartellone del Festival della Sostenibilità. In Puglia, molti comuni sono in attesa di finanziamento per la realizzazione di un centro di riuso e riciclo. In tutta la regione ce ne sono attualmente solo due, uno a Campi Salentina e l'altro proprio a Crispiano. Ma cosa sono e di cosa si tratta? È un posto dove tutto ciò che non c'è più utile lo portiamo perché altri lo possano utilizzare. Perché dobbiamo pensare sia all'aspetto della sostenibilità sociale, ma non dimentichiamo anche la sostenibilità ambientale. Per cui ogni rifiuto che portiamo al centro di riuso è un rifiuto che non è più rifiuto, anzi non è mai stato rifiuto. Passa dall'uso di una persona all'uso di altre persone. I centri di riuso nascono per questo e bisogna dare atto che la Regione sta spingendo molto su questo fronte, dove si vedono già i risultati. Beh, un modo bellissimo per dare un'anteprima del Festival della Sostenibilità. Stavamo rincorrendo da tanto tempo questo obiettivo, grazie all'assessore Saracino, alla Montequa, a chi ha collaborato, al Servizio Civile Ambientale che ha dato una grande mano anche all'apertura di questo centro. Un centro che significa un luogo dove poter dare una seconda vita agli oggetti e una seconda vita che può significare anche un aiuto concreto a tante famiglie. In questo momento storico credo che sia una cosa concreta, davvero utile per il nostro territorio.